pensoso. Cosa ho fatto? Ho danneggiato anche Clara. Alla fine è tutta una storia di ricatti. Una bambina di 6 anni muore perché un vecchio vuole proteggere i suoi segreti. E la Bloom può rigirarsela come vuole con la stampa, ma è responsabile. Ora basta segreti. Dimmi che hai tutto ciò che ti serve perché mi sono rotto il cazzo. Clara, scordatela. Hai ben altri problemi. È morta. Oh, no. Oh, Cristo, no. Sto tornando, è ora di farla finita. Operatore Bloom, parli pure. Uno stronzo mi ha hackerato il sistema e sembra anche molto bravo. Mandate qualcuno ad occuparsene. Uno dei personaggi più discussi di Chicago, Dermot Lucky Quinn, è morto. Si ritiene che per decenni sia stato legato al Chicago Sound Club, anche se non è mai stato accusato di nulla. Secondo la polizia, è morto di un parto. Ti dispiace se ho fatto un po' di rifornimento? Così ora siamo pari. Sì, certo, è chiaro. Prendi pure quello che vuoi. I Fixer mi saranno presto alle costole. Non sapevo che Rose fosse morta. Doveva prendere e andarsene. Non ho prove che la Bloom l'abbia fatta uccidere. Cazzo, Aiden. Non puoi nemmeno assolverli. Cioè, ci sono troppe cose che non quadrano. Affari sporchi, voti manipolati, bastano dei bravi PR per nascondere tutto quanto. Dopo la morte di Rose, hanno creato quello. Non so bene come né perché, ma quel codice è pericoloso. C'è qualcosa che non ci ho capito molto, ma riguardava un certo bel qualcosa. Bellwether. Ecco cosa voleva. Devi distruggere il codice, amico. Il resto non mi importa che cosa ci fai. Senti, Aiden, mi spiace per Clara. Anche a me. È tutta una merda, comunque la guardi. Attento, Aiden. Quando si spengono le luci, è segno che inizia l'inferno. Molti dirigenti d'alto livello della Bloom vengono interrogati per dei filmati di natura sessuale apparsi online. Sembra che molto della gente che non è ben visibile nel filmato girato dal cellulare, ma il numero sul tesserino è... della frase. È emerso un filmato sconvolgente che inchioda Rushmore per l'omicidio di Rose Washington. Si tratta di un'ex impiegata del CTOS, scomparsa da più di un anno. Rushmore non ha voluto commentare. Secondo il municipio, il filmato sarebbe un falso, creato dai DedSec per screditare il sindaco. Tutto quello che abbiamo passato!
tutto vuoi mollare così? Cosa hai fatto? Sei pazzo? Io non lo so più. Ma so che Nicky è al sicuro. E che pagherai per Clara. Credi di essere un eroe? Leggi i giornali. La città ha paura di te. Presuntuosa testa di cazzo che non sei altro. Forza, vediamo. Vieni a prendermi. Facciamola finita. Ah, dimenticavo di dirti una cosa. Ti piacerà. Ho sbloccato il sito S. Del tutto. Sono dentro al sistema. Vedrai che spettacolo. CTOS rerouting. Please stand by. Unable to reroute. Ashoka. Damien ha accesso a tutto. Sì, col cazzo! Non glielo permetto a quel rotto in culo di incasinare il mio CTOS. C'è un punto debole che lo conosce. Raggiungilo e spegnilo. Gli roviniamo la festa una volta per tutte. Ti chiamo da dentro. È bello risentirti. Mi piace rendermi utile. Sistema CTOS. Come ripetito. CTOS. È morto d'infarto dopo un evento di beneficenza nel suo hotel, il Merlot. Merda.
Il firewall mi butta fuori. Forse T-Bone ha un'idea. Ci ha chiusi fuori. Dobbiamo disconnetterlo subito. Oh, cazzo. Ho un'idea, ma l'ultima volta della gente è morta. Se non lo facciamo, moriranno lo stesso. Dimmi tutto. L'intera rete è collegata a un satellite. È una specie di valvola di sicurezza del sito S. Ho un virus artigianale che è un vero inferno. Devi installarlo da 3 punti diversi. Che cosa fa? Taglia fuori Damien. Poco ma sicuro. Qui finisce male. Meno ne sai e meglio è, amico. Chiamami quando l'hai installato, sistemeremo tutto. Credevi di fermarmi così facilmente. Mi deludi. Ti facevo più intelligente, ma alla fine anche tu sei come tutti gli altri. Oh, mi punisci con il silenzio. Vuoi farmi crollare? Chissà che cosa potrai fare a quel punto. Andiamo, Aiden, stupiscimi. Ora che farai? Dammi scacco matto, forza. Puoi fare di meglio. Disturbo la navigazione. Tenta di rallentarmi. Concentrati su un luogo alla volta. Sembra ci sia un bug nella scansione CDOS. Un attimo. Oddio, quando questo affare non funziona. Dove sei? Prova ad andargli addosso, occhio!
guarda che controllo totale. Sospetto è a piedi. Attenzione, una volante potenziata è stata inviata per cercare il sospetto. Ma è questo il bello dei virus. Si moltiplicano senza contacollo. Unità è stata in attesa. Controlliamo ancora. Non è lontano. Strozzo, falle vedere! Sei nella merda, delinquente! D'accordo. Sì, sono colpito. Cos'era? Una specie di virus? Ti piace proprio questa storia del... Fuori, lo colpisco di lato, attenzione.
Arrenditi e accosta subito. Ponte sulla strada. Alla fine non avevi bisogno della tua amica hacker. Geniale è il miglior attacco. Vuoi più scappare? Centrale, richiediamo accesso al CTOS.
Torniamo a... Qualcuno lo vede? In centrale, stiamo arrivando. Sì, d'accordo. Fatto, i virus sono dentro. Bene, allora ci siamo. Torna al punto debole dove abbiamo iniziato. Ora si spalancherà come una bella... Lascia perdere. Avrai un collegamento diretto con il satellite ed è questo che conta. Ok, il collegamento col satellite. C'è una valvola di sicurezza? Ancora una cosa. Una volta dentro, usa l'exploit e via la luce. Se siamo fortunati e sono in gamba come dice il mio curriculum, scoprirai dov'è Damien. Non voglio altro. Godetevi lo show. Dacci 30 secondi. Per cosa? 30 secondi dentro TTOS. Lo effettiamo con un codice. Poi, quando il sistema si riavvia, il DedSec controllerà il sistema dall'interno. Ripareremo ai torti della Bloom. Ci bastano solo 30 secondi. 30 secondi in segreto. Il nostro segreto. Saremmo cani da guardia. No, sono stanco dal rumore. Non lo dimenticheremo. Sono connesso a un satellite. Da qui il virus di T-Bone riavvierà tutto il sistema. Fermalo, Damien. Lo troverò. Deal.
Perché sei così testardo? Quinn è morto. Hai di nuovo tua sorella e Clara ti ha pugnalato alle spalle. È stata coinvolta nella morte di Lena, lo sai. E tu allora? Anche tu puoi essere considerato responsabile. È questa da dove salta fuori. Ma andiamo oltre. Magari invece è colpa tua. Ricordo che il Merlot è stata una tua idea. Ti maledico ogni giorno. Per il piano. Per averti incontrato. Per non averti fermato quando potevo. Non faccio più gli stessi errori. Se c'è un problema, intervengo. Ma già, il giustiziere. Ho letto i titoli. Ora sei tu il mio unico problema. E vengo a prenderti. Ancora alla corrente. Ed ecco Damien. Ricordi quando io e te abbiamo deciso di unire i nostri talenti, tutti i nostri progetti? Eravamo motivati, ma non come ora. Guarda fuori. Abbiamo messo in ginocchio un'intera città. Ora passo le mie ore in piedi sul terrazzino. È così che chiamano il panorama del faro. Il terrazzino. Lo sapevi? E io no. Gli si addice. Sui terrazzini ci muoiono i vecchi. Forza! Ma che sorpresa! Ultime parole, Damien. Vuoi dire qualcosa? Ora sanno chi sono! Tutto qui? Nient'altro? Ehi! Vaffanculo! Ma guardati, hai fatto un'ecatombe solo per beccare un boss della mala! Ti autoassolvi solo perché la tua causa era, come, nobile? Mi hai ingannato. È per questo che sono qui. Ma che dici? Hai sulla coscienza anche Clara, come pure tua nipote. Per questo hai allontanato la tua famiglia, vero? Loro sanno chi sei. Anche se sai giocare, a volte capita di perdere. Bla bla bla. Cristo, quanto parlate! E tu che ci fai qui? Scusa, bello. Nuovo contratto. Tirala qui. Cosa? Forza, dalle un calcio. Ah, quanto mi fate ridere. Sapete, prendete tutto così sul personale, è il vostro problema. Per questo vi è andata male. Ecco la morale della favola, amici. Il telefono. Dammelo. Forza, dammelo. No.
Non so cosa desiderasse Damien nei suoi ultimi momenti. La morte, immagino. Credevo di vendicare la morte di una bambina. E invece ho fatto questo. Bugie rivelate, re corrotti. Una città distrutta. Giorno per morire, stronzo! È ferito! Verso il fianco, qui ci sono! Qui mi sparano! Bene. Non prendi sul serio gli avvertimenti. Sei sveglio, ma non capisci quando perdi, vero? Hai ordinato di sparare. Mia nipote è morta in quell'auto. Aveva solo 6 anni. Ah. Per questo hai fatto tanto casino. Devi scusarmi, un sacco di gente viene da me per dei problemucci. Non è facile ricordarsi sempre di tutto. Stiamo sprecando tempo. Non c'è più. Abbiamo dovuto ingaggiare.
interrompere la collaborazione con Clara Lill. È una che in gamba l'avevamo già usata. Ci aiutate a trovare delle persone irreperibili attraverso canali regolari. Sa cosa facciamo e cosa comporta. Stranamente ha sviluppato una coscienza. L'ho incontrata una volta, affascinante e intelligente. Purtroppo è diventata pericolosa. È davvero un peccato. Ma ho sentito cose interessanti su un altro hacker, un ragazzo chiamato Default. Organizzerò un incontro.